Ma che hanno chiuso? Con la struttura in sala era veramente il... Da quello che mi ha detto Diego è un sedicenne che guida la Skoda. Sì, è un 2001. Può fare decisamente meglio Marchese, infatti non ha la qualificazione della prima I perché era arrivato staccato e non aveva concluso neanche la sua gara. Che però sto venticello, che bello! Che bello che è sto venticello! Giovanella che però ha allungato leggermente in terza posizione con il 111, una gara che è giovanissima, austriaco! Tutta la di Rafael Zimmerberger, eccolo qua! Rafael Zimmerberger che ha 15 anni! Ovviamente prima apparizione da lui, però ieri si è comportato ovviamente e oggi... Adesso ha sopravanzato Valsesi, anche se lui deve ancora fare ciò che all'altro Valsesi l'ha appena fatto. Giovanella davanti, poi Zimmerberger e Valsesi, che ovviamente sta cercando di riconcidere almeno sul giovane austriaco, in modo che quando i primi due andranno al giocatore lui potrà recuperare un po' di terreno, come abbiamo visto anche nei precedenti quando si era sul traguardo per un vantaggio inferiore ai 3 secondi non si poteva portare a casa il risultato. Aia, cambio. Aia, Valseria e comincia il calvario di ieri, no paura di sì. Paura di sì, sì. Iniziare un po' si è spento quando si gira Giovanella e quindi per dire al Berger diciamo no da riportare probabilmente se si concluderà così diciamo che potrebbe essere la prima magari che vince nel campionato francese, la prima vince. Ma non ha fatto Joker o sì? No no, si è girato e non si riaccende più. Chiedo alla postazione 2 se aveva già fatto il Joker Lab. No, infatti non l'ha fatto il Joker Lab. Il numero 111? L'aveva già fatto, io me l'ero persa. Ah, ecco. Viene Bergen, dovrebbe essere assolutamente, tranquillamente, città da tutti gli agenti, perché se l'avesse saltato, adesso arriva la bandiera a scacchi. Non ci sarebbe un vincitore vero proprio sotto, sul traguardo. Quanto la penalità è pesante per chi non si gioca il giocatore all'asta e Vesic con la sua piccola Suzuki Swimmy. Guarda che quella Swift è devastata. No, perché non è che c'è con la sua nuova si sarà in sesto molto ben equilibrata, bella grintosa della torta, quindi pensiamo che sarà così fino alla fine. Intanto Marco Valenta ha già fatto il suo Joker Lab, quindi si è tolto cosiddetto fastidio che poi fa parte del gioco, quindi chiaramente il giro che piace un po' meno perché dura di più, però se è fatto bene può portare la vittoria. Serve di rimane ancora lì, non va a fare l'attacco di Firenze, ma non si riesce, abbiamo già visto 2 o 3 punti in cui Firenze ha qualche leggero dubbio nelle sue traiettorie, quindi c'è, l'avrà visto anche meglio di noi, penso. È lì che ci prova, qui sperava che si allargasse, ma invece Garenza rimane ben piazzato, adesso tenta all'interno, ma chiude la strada.
a quello che io avevo battezzato anni fa il Santo Formolini. Sento che Oliviero aveva fatto vedere delle cose spaventose durante un rally. Oh Stefano, vai! Andiamo a vedere forse il momento migliore per andare a fare un gioco a Santander. Giusto per inserirsi già qua sul rettilineo del rivo prima all'ingresso della curva 4, all'uscita della 4 prima del Santo Formolini, quindi ci sono i punti in cui è più veloce. Andremo a vedere adesso quando anche il Twitter dovrà andare a giocare e Cello sta cercando in tutti i modi di stringere il più possibile. Sul traguardo erano passati con 35 millesimi di vantaggio per il pilota ungherese e quindi adesso dovrebbe essere precisamente molto più vicino a Seri. Andiamo a vedere 1 e 2 si porta davanti a questo momento opportuno. Ci avevamo provato cercando di stare davanti con le buone nei giorni precedenti, ma non c'era mai il fatto quando ha visto che era proprio appiccicato. Gioca un lap e poi recupero, non c'è niente da fare. Ormai la maglia schiaccia nelle mani di Vittorio Santini, che è pronta ad essere sventolata, mentre sono già pronte le supercar per la loro seconda serie di hit. Ma vediamoci l'arrivo in grande stile, in grande squadra di Stefano Cerri. Dopo i problemi di ieri, i problemi di stamattina, pensiamo che poi recupera per la quarta hit o no, non se ne fa nulla. Allora, Cerri all'interno a seguire quando già il Joker Mepp, i primi tre, ancora da consumare il Joker, il quarto e il quinto, già a posto, tanto per farci dei tattici al posto loro e vedere quanto andare. Dai Stefanino. Davanti il Terese, il pilota ungherese con la sua Suzuki Swift, il dietro, attaccato, Stefano Cerri, con la sua Citroen Saxo, e lì. 1,31 1,32 a seconda dei punti in frenata, va a ripulire frenata, questa volta arriva la no, dai. Il pilota della scuola paglia bianca e gialla. A questo punto bisogna vedere il recupero di Kevin Cerri nei confronti di Stefano Cerri, o se Stefano Cerri, che deve ancora fare il Joker, riuscirà a toccare oltre 3-4 secondi su Dresser per poter andare. No, attenti l'ultimo giro, vediamo il distacco attuale. Quanto può essere superiore a 6,5 secondi e mezzo, e non c'è un giro nel quale Terenza sta impossibile e c'è lo stesso in negativo. Allora Stefano Cerri andare alla Joker Rap, ci sembra che il suo vantaggio sia così consistente da non creare il minimo problema. Va a iniziare adesso il prossimo Joker. Ok, abbiamo il distacco perfettamente. 6-4-4 miglia, terzo gioco, verso davanti, anche se soffre moltissimo, ma Cerri è in prima posizione. Terzo, Giovanella che sta facendo la migliore da ieri pomeriggio quando ha avuto problemi con la sua.
Sappiamo che Cesare ha tentato fare rigo. Temevamo guardando il dispeggio se ci perse qualcosa. Fortunatamente no, però per essere lì, attenzione, non mollare la presa. Concentratissimo Stefano Cesare, invece sì, così è facile. Partito il tempo di far entrare la Monte e immediatamente Marco Malatta fa capire che ha voglia di andare in testa, ha voglia di provare a vincere anche perché quando abbiamo visto la stessa medica Marco stamattina era Vacchetta, se non erro, Valsesia si è piantato, Malatta aveva dei discreti problemini e poi invece Zirenberger era riuscito a portarlo a casa. Quindi vediamo cosa succede. Palazzo, cioè Valsesia continua a avere delle problematiche non indifferenti. Probabilmente gira con tre marce. Un po' più piano rispetto all'altra volta è partito più veloce, poi si è piantato dopo due giri. C'è da vedere qualcosa nella lettura di Marco Valsesia. Va messa a punto, intanto invece al Joker Left il giovane Tirenberger se ne accorge un po' in ritardo, ma poi inizia a schiacciare e il sistema austriaco passa davanti. Adesso però bisogna che Marco Malatta mantenga questo distacco per i prossimi giri, in modo che quando toccherà al Rafael austriaco andare a farsi il suo carnet, lui sia con un secondo barra due massimi e quindi possa poi saltare fuori se si tiene agli infernali. Ma io credo di sì, perché altrimenti nessun pilota verrebbe a correre per cercare di perdere la partita in segno. Eccolo qua, Tirenberger. A questo punto va lui al Joker Left e Marco Malatta che è arrivato a fare il secondo per un top delle tre, quindi meno di 9 decimi, si ritrova tranquillamente la strada schianata, nessuno che gli fa fondere davanti, basta solo portarla a casa con il minimo sforzo ma la massima concentrazione e chiuderla lì. E almeno si vanno a ripianare un attimino i tocchetti tra le varie hit. Mentre sono già pochi invece i tre successivi cerri, che è Rens e Giovanella, per la successiva hit. Siamo entrati nell'ultimo giro, penso. Telecamerina piccola sul lato destro del posto del passeggero per il giovane Tirenberger, che almeno testimonia la sua presenza. Ripeto, giovane massimo sui tanti. Sono già diversi segni tecnici che abbiamo visto girare qua in varie categorie, poi avere dei successi notevoli. Un sedicente che sta girando sempre bene il gambe di dietro dei nostri, poi intanto approfondiamo su di Marco Malatta, che è ancora di ottimo in 4. Gerenzer parte molto bene, si parte in avanti con non è tanto in erogazione né in potenza, quanto proprio sul sotto punto. E io gli ho anche consigliato di farti montare la partenza programmata per il Formula 1, che mette lì con le braccia dietro la testa, schiaccia il pulsante e lei va. Però non si può, mi sa, forse costa più della macchina, sincera. Però lì adesso, essendo partito così, ne avrebbe sicuramente di più, lo si vede, quindi a questo punto potrebbe anche essere un'idea da tutto lì. Andare a farsi, se non si riesce a passare subito, andare a farsi il Joker e quando si riesce, no, prendi immediatamente l'interno, vediamo cosa fa.
Adesso non serve per costruire il senso in coda che riesce ad andare sul sistema a faccia in gioco. A questo punto adesso si sta libera, va con il suo passo e non deve sottostare alla dittatura del pilota ungherese, dittatura tra virgolette ovviamente. Aia, beh, ha sbagliato marcio. Sono certo, era uno. Nell'ultima giornata, vediamo il vantaggio che ha da 6 secondi e 3, quindi non dovrebbe avere grandi problemi a portare a casa. Si è fatta per la prima volta nella pausa anche l'operazione della firma degli autografi. E abbiamo notato che per alcuni bambini era un momento divertente con le cartoline, con tutti i piloti seduti e che firmavano, c'era poi un paio di figli e di tutte che hanno fatto un senso con molta pazienza aspettando di fotografie. Ripeterà anche in altre occasioni quando ci sarà anche il numero decisamente superiore dei piloti in inglese. E lo stesso si anche per magari pubblico. Le macchine non sono male. Intanto c'è, è andato a farsi con estrema tranquillità il suo Joker. Giovanella, passa, ma lì deve avere ruote, fine dritto, eccolo qua, anche loro, Stefano scattato tutti il benissimo gara insieme a lui, partenza cieca leggermente, si andava aspettando che anche Marco Valassa lo affianca, poi c'è il riprendere il punto di qui davanti. Arrivano già a giocare sul Joker, così poi non si pensa più e vanno in casa. Allora subito Cherry con Cherry alle calcagna. Qua da vedere nella ultima hit e anche nella terza c'è stato un piccolo capolavoro da parte di Cherry come strategia quando ha visto che ne aveva di più e che aveva già preso un po' di margine sul terzo, ha fatto più buttarsi nel Joker quando poi ha toccato ad Kevin. Non ce n'era più, eccolo qua che va all'interno, di nuovo come prima, questa volta però rimane all'interno. Sono due figli migliori in questo grande Stefano. Bravo, mi è piaciuta. La finale della Formula 2 e va avanti. Se la sentiva che avrebbe potuto passare già adesso, che sarebbe potuto passare. Tutti secondo qua. E l'ha fatto il tutto per allungare quel minimo che serve su Terence. Nel frattempo Valdelli a piede giù piede riesce a tenere dietro il giovane Wienberger. Cherry davanti, Terence alle spalle, si butta dentro questo punto. Cherry continua a mantenere le sue traiettorie più lunghe senza mai lasciare nulla di incantato. La differenza tra le due Marco evidente,
larghissimo. Metro e mezzo, due metri, e questo comporta che nel giro di due tornate ha dato questo distacco, intanto a lui, ma se va lui è meglio, sta andando piano, guarda che sta andando piano lo Swift. Lasciando del 2 dietro a Bologna, 16 anni, ma lì è ultimo di avere quel margine. Sì, ci ha passato l'inizio e ormai abbondantemente meglio di Pietro, come dire. Eh beh, vuoi mettere? Dovrebbe così andare con 8 secondi di vantaggio. Vediamo dal display adesso. Ha passato! Vedete che il pilota del numero 101 qualche problemino, Cherry, non far cagate, bravo, bravo, vai, vai. Non solo di Cerri, ma anche di Marco Valazzo, visto quello che ha fatto in 4 minuti, ci sembra parecchio, quindi qualche calo sulla sua superficie, ma quello che conta intanto è che Stefano Cerri!